Mi trovavo al Museo dell'Informatica Funzionante per le attività che stanno finalmente riprendendo e prima o poi uscirà un video su questa cosa. E mentre sistemavo e facevo una cernita di tutte le cose che abbiamo conservate in diverse scatole IKEA, sono saltati fuori questi due meravigliosi oggetti che ricordano molto il nostro multimetro di qualità eccellente industriale adatto ad usi miniere. Però sembrano più migliori. Diamogli un'occhiata, perché qua io vedo, ad esempio, sono identici, vedo calibrato dall'aeronautica militare nel 92, no, nel 2012, calibrato nel 2012, quindi se si sono presi la briga di calibrare questo coso, vuol dire che un minimo di precisione ce l'avrà. Ora, purtroppo, devo dire che questi oggetti contengono l'orrore. L'orrore è batterie in acido, quindi adesso li apro e vediamo se riesco a fare una diagnosi, capire se funzionano, e perché sarebbe molto bello poterli usare. Sperando di mantenere un'ottima visuale, smontiamo questi oggetti e a partire da... Ecco, infatti, come vedete, all'interno abbiamo batteria in acido che io proverò a rimuovere. Una Duracell che sta venendo fuori sana. Sì, tutto in acido e speriamo di recuperare. Questa è una Duracell del 2016. Vedete, con abbondanti esalazioni di acido, che siano maledetti alla Duracell. Ok. L'interno non è messo così male, sicuramente saranno da cambiare questi fili che voi non vedete perché non c'è luce. Ecco, questi fili interni sono tutti ossidati, però forse c'è speranza. C'è un fusibile, questa è un'ottima cosa. Ah, ecco, escono pezzi di cristalli, guardate, sono delle... Ma è fantastico! Sono delle cristallizzazioni. Ora li raccolgo perché è incredibile. Sembra quasi del solfato di rame. Guardate che cosa incredibile. Sono cresciuti dei cristalli. Dei veri e propri... Guardate, sono cristalli. La cosa che mi viene in mente è acido solforico fuoriuscito dalla batteria, più il rame, si potrebbe creare del solfato di rame, adesso non ricordo le reazioni, ma questi sono veri e propri cristalli. Vedete? Luccicanti, faccia piana. Incredibile, non ho mai visto dei cristalli prodotti da una Duracell in acido. Questi adesso li metto da qualche parte e poi vediamo che cazzo farci. A questo punto apro anche l'altra, perché magari ci sono dei cristalli anche qua. E qui stessa cosa, c'è una Duracell del marzo 2012 in acido. Questa è rimasta sana. No, qua dentro non ci sono cristalli, ma è anche in condizioni migliori. Di qua non c'è acido, qui è molto in acido, vedremo come fare. Va bene, e buttiamo via nell'umido. E mo per aprire questa devo togliere questa simpatica etichetta di calibrazione, però vorrei farlo senza rovinarla, se ci riesco. Probabilmente qualcuno dei nostri followers, ecco qua c'è una vite corrosa sicuramente dall'acido, qualcuno dei nostri followers forse ci ha dato lui questi tester
E quindi adesso io questo lo, ecco, mi si è aperto nelle mani, ci sono altri cristalli. Vedete, la cristallizzazione è partita da qui. Si vedono i cristalli. Ed è decisamente, secondo me, solfato di rame. L'interno sembra buono, la parte dei contatti è pulita, la scheda è pulita, quindi sembra ok, devo dire che sembra veramente ok. Gli daremo una pulita e questo per ora lo lasciamo così. Vediamo questo, che non ha l'adesivo dietro. Vaffanculo, perdere le viti è sempre una cosa buona. Apro e anche questo dentro è abbastanza pulito, a parte questo contatto qua. Porta fusibile, interessante, quindi è fusibilato, è semplicissimo, questa cosa è veramente ultra semplice. Probabilmente è una variante di questo qui, a qualità eccellente industriale, adatto a usi miniere. E probabilmente questa è una variante un pochino più meglio. Questo gira perfettamente, ha un bel feeling, è molto morbido. Allora vediamo se riesco a... No, mi sa che non riesco ad aprire, perché dovrei togliere questo e non ho nessuna intenzione. Però all'interno vedo dei componenti discreti, vedo dei diodi, vedo resistenze, sembra semplice, ecco, sembra veramente un oggetto semplice. Qui c'è una scritta, il misuratore di resistenza è protetto dal fusibile, qui parla di 2 kilo ohm per volt, vabbè, però made in Korea, questo è stato fatto in Corea. E qua c'è un logo Asia Italia M20, spunta qualche risultato su Google. Questo sarà da pulire probabilmente. E questo cavetto mi sembra che sia quasi ossidato, quindi adesso questi li dissaldo e poi niente, li collegherò nuovi, mi sa. Questo qua sicuramente è da dissaldare anche lui, però dove cazzo va collegato? Questo va collegato sotto, qui devo smontare tutto. Tolgo il fusibile e vediamo un po'. Beh, questo è sano. Qui ci sono le incrostazioni di solfato di rame, sono veramente incredibili. Ecco, questo mi è rimasto in mano, ma forse possiamo comunque saldarglielo accorciandolo un po'. Vedremo. È veramente solfato di rame. Spero di non spaccarlo, perché vorrei davvero recuperarlo. Ok, smontiamo anche questo. Adesso farò qualche foto e dissalderò. Devo capire dove va questo cazzo verde. Devo capire dove va il cazzo verde.
E questo non è stagno ROHS, questo dimostra l'età di questo oggetto. Abbiamo dello stagno normale, mentre qui abbiamo solamente da dissaldare questo, che il fortofusibile è pulito, c'è solo questo da pulire. Allora, se riesco a dargli una pulizia e sbloccarli. Ah, questa è una gomma che hanno messo sotto la lamella per fargli fare contatto, vedete? La sto togliendo. Ho messo questa gommina sotto la lamella perché forse si stava rompendo. Comunque queste le possiamo in qualche modo ricostruire con della latta, con del metallo. Per detergere i contatti userò un detergente contatti. Funziona molto bene. Praticamente, beh sì, detergiamo anche qui e qui. Ho deterso. Ho veramente deterso il contatto, vedete? Si è detergiuto. È avvenuta la detersione. Però io voglio toglierlo da qua perché sono sicuro che comunque c'è del sozzo dentro. Ora, se trovassi un cacciavite un po' più grande, invece sono costretto a farlo con questo. Vediamo se facendo leva. Questo non si muove. Ecco, si è mosso invece. È quasi uscito. Sto facendo malissimo alle dita, vediamo se da qui. Ecco, fatto. Ora sì che posso detergere. Va bene. Una scuola di pensiero molto comune sostiene che si può usare l'aceto per pulire questo tipo di contatti. Questa parte è veramente messa bene, secondo me questo torna a funzionare al volo. Ora vediamo il pulisci contatti come si comporta con questo schifo a base di solfato di rame. Eh sì, deterge, ma il solfato di rame resta lì. Ho una detersione, non è il massimo della detersione, ma è comunque qualcosa. Anche qui devo sollevare questa parte, ma questa sono sicuro che si romperà. Qua è difficile, è veramente difficile. Vediamo. Oh, esce. Con fatica ma è uscito. Vedete che è sozzo. Anche qui solfato di rame. Va bene. Questo sarà da pulire bene, mentre quest'altro forse può uscire in modo un po' più semplice. Sì, questo è uscito semplicemente così. Ora qui abbiamo parti in plastica, questo poi lo puliamo. Anche qua una spruzzatina. Ottimo, direi. Quello che non riusciamo a pulire così, ci pensa poi il WD-40 a tenere pulito. Molto bene. Adesso io non ho l'aceto
normale, ma ho là dietro un flacone di acido acetico glaciale, che è sostanzialmente acido acetico molto concentrato, che ho diluito nell'acqua. Forse è qua l'acido acetico glaciale. Dovrebbe essere... No, questo è vuoto. Questo era acido cloridrico. Ed è vuoto, ed è una bottiglia vuota. Va bene, comunque l'ho diluito con dell'acqua e ho creato un aceto molto potente, nel quale adesso io cafudderò all'interno. Infilerò dentro questi pezzi e vediamo un po'. Ecco, gli sbatto lì e guardate la reazione. Metto dentro pure questo. L'acido acetico, questo è decisamente più potente di quello dell'aceto di cucina. E quindi probabilmente fa meglio il suo lavoro, vedremo. Il campo elettrico e l'intanto induzione magnetica devono anch'essi essere trasformati in quadri vettori. C'è il quadro vettore, c'è il quadro vettore, induzione. In realtà non è così. Perché? Perché? Ragioniamo un po'. Nelle equazioni di Maxwell i campi E e B sono separati, ma questa separazione nella realtà non esiste, è un artefatto. Nella realtà esistono, mentre il campo elettrico c'è, è lì, però è irrisolto. L'effetto che noi sentiamo è magnetico. Ma secondo me può bastare, anche se sta ancora generando... Ma sì, lasciamolo fare, vediamo un po' se riesco a... Riesco a girare stu cazzi di coso che non riesco a prenderlo con la pinzetta. Ecco. Sì, mi piace ciò che fa l'acido acetico. Devo dire che mi piace. Ci butto dentro anche le due viti. Che meraviglia! La telecamera balla, ma io volevo fare un esperimento. Vediamo cosa succede se inietto dell'acido acetico su questi cristalli di, suppongo, solfato di rame. Vediamo. Ah, guardate che reazione. Probabilmente si andrà a consumarli. Insistiamo. Ecco, volevo metterne poco, ma questa siringa del cazzo. Va bene, vaffanculo, vai a fare in culo. Ecco, e vediamo questi cristalli che forse si stanno consumando. Probabilmente cosa stiamo creando? Acetato di rame? E se qualcuno di voi conosce questa reazione, suppongo che quello sia solfato di rame con acido acetico. Sicuramente il gas che si produce non credo che sia idrogeno, potremmo verificare con una fiamma. No, non è idrogeno, quindi è CO2
e i cristalli si stanno dissolvendo, come vedete, si stanno letteralmente dissolvendo. Abbiamo dissolto il solfato di rame in acido acetico e quindi cosa abbiamo creato? Acetato di rame? CH3COH, CuSO4. Qual è la reazione? Scrivetemela nei commenti, voi appassionati di chimica. Io sinceramente adesso non mi ricordo, però la soluzione ha assunto un colore azzurrino ed è molto interessante. I cristalli si stanno dissolvendo tutti, mentre qua abbiamo quasi finito con la nostra pulizia da questo lato e adesso procederò a estrarre i pezzi, a pulirli. Adesso qua abbiamo dell'acqua, io ci metto un goccino, anche più di un goccino, di bicarbonato di sodio, così potremo neutralizzare. Come cazzo lo mescolo? Con la matita mescolo il bicarbonato di sodio. E dopodiché niente, io prenderò, anzi inutilmente tenterò di prendere questi pezzi con la pinzetta e li scaraventerò nel bicarbonato di sodio in modo da neutralizzare l'acido acetico. Questa pinzetta è veramente una merda. Una merda totale questa pinzetta. È rimasto l'ultimo pezzetto, non riesco a prelevare neanche per il cazzo. Ecco fatto, l'ho prelevato. E ora io qui nell'acido acetico voglio fare un altro esperimento. Ci voglio buttare dentro la batteria che ho buttato nella spazzatura. E non trovo più. Dove cazzo l'ho messa? Eccola qua. Adesso ci butterò la batteria in acido. Questa. E vedremo. Oh, guardate che bello. Batteria in acido acetico. Questo è veramente bello, guardate che colore che ha preso. Potrebbe essere acetato di rame. Se prendiamo una sfera carica, in quel caso è il campo elettrico che è predominante, mentre il campo magnetico è come un forte, ma c'è. Cioè, campo elettrico e campo magnetico, noi possiamo separare il Faraday, che vedete, eccolo qui. È interessante perché qua è rimasto dell'acido acetico, va bene, e forse non tutto il rame si è dissolto, però io mi ricordavo la reazione. Ed è molto più carina, perché l'acido acetico più il solfato di rame mi dà acido solforico più acetato di rame, che è una cosa bellissima. Quindi ho dell'acido solforico qua dentro. Bene, molto bene. Quindi se io adesso me lo mangio, magari
Quindi se io qua ho dell'acido solforico potrei neutralizzarlo ficcandolo nel bicarbonato di sodio. Dovrei avere una reazione, vediamo. Invece sì, mi dà una reazione. Può darsi che sia dovuta all'acido acetico. Praticamente ho neutralizzato l'acido utilizzando il bicarbonato e sti cazzi. Mentre nel frattempo qua la mia reazione con la batteria è quasi finita. Dovremmo trovarla pulita dopo. Questo il bicarbonato lo metto da parte. Lo metto qua. La batteria la lascio cucinare nell'acido acetico. Questo fra un po' lo asciugo e poi me la metto in quel posto. E qua ci sono i nostri pezzetti puliti. Devo dire che sono venuti molto bene. Anche la vite che era ossidata è venuta molto bene. Voi non stavate vedendo un cazzo come al solito. Adesso li pulisco e li ricollego. Adesso si tratta di ricablare. Io però questi... Dunque, vediamo. Questi sono venuti molto bene, devo dire, puliti al rame. Potrei stagnarli. Sicuramente rifarò queste connessioni e monterò dei cavetti nuovi che recupererò da questo cazzo di coso. Puttana della... Porco... cazzo che si dissalda qua, perché sto coso è diventato una palla di sterco. Però qua c'è dello stagno pulito. Ora gli metto un po' di pasta per saldare, che se non mi sbaglio è cloruro di zinco, visto che oggi ci dedichiamo alla chimica. Un po' di stagno nuovo e il cloruro di zinco ha fatto la magia di pulire il nostro contatto. Bene, quindi qua adesso ne possiamo saldare. Questo rosso è in buone condizioni, lo lascio così, ma questo nero facciamo una saldatura e vaffanculo. Va bene, mega palla di stagno, va bene così. Ora questo lo accorcio un pochetto, lo spelliamo pure lui. E qua devo stagnare questo, mi serve la terza gamba, la terza mano cosiddetta. La mia capacità di sbattere ovunque è proverbiale. Questo glielo ficco qua, così ora qua possiamo stagnare. Gli ficchiamo un po' di cloruro di zinco, pasta salda. Almeno io suppongo che questo sia cloruro di zinco, ma come vedete funziona a meraviglia. Ecco fatto, vaffanculo, questo è fatto. Ora qua stessa cosa. Qui ci metto direttamente il cloruro di zinco senza togliere l'ossido, vediamo se funziona. Perché questa palla è ossidata, questa palla di stagno di merda. Funziona, come vedete, la pasta salda aiuta veramente tantissimo a dissaldare cose che altrimenti non si dissalderebbero. Questo è il negativo e questo è sano, lo lasciamo così, è buono. Mentre questo va saldato al positivo di questo circuito qua, che in realtà è questo filo verde, che ora vediamo in che condizioni è, perché dovremo spellarlo un po'.
potrebbe essere totalmente ossidato. E in effetti... No, oddio. Vediamo se la pasta salda fa il miracolo. Gliela sbatto sopra, ma mi sa che questo filo va bene. Pasta salda, cloruro di zinco, una marca che si può acquistare, magari vi metto un link nella descrizione, perché questa è antica, è vintage, ma è la stessa cosa, quella moderna è la stessa cosa, funziona nello stesso modo. Sono riuscito a stagnarlo? Sì? No? Mi sa di no. Vediamo se si attacca. Sì, si è attaccato. Saldatura fa schifo, però me ne sbatto e lo lascio così. Vedete? È connesso. E questo si ficca dentro. Fatto. Questo si ficca dentro di qua. Questo si riavvita nel suo zoccoletto portafusibili. E mi sa che abbiamo finito. E questo è sistemato e ora anche l'altro. E questo va saldato qua. Dove era prima. E lo fanno di merda esattamente come era prima. Saldato di merda. E a questo punto abbiamo un tester che dovrebbe in teoria funzionare. Lo mettiamo da parte, saldo l'altro, inutile che vi faccio vedere le stesse cose. Ovviamente sono senza batterie, ne ho una sola, e quindi l'altra la estrarremo e la caveremo dal nostro tester a qualità eccellente, industriale, adatto ad usi in miniera, se trovo il cacciavite giusto. Dove cazzo è finito, puttana di Eva? Vediamo un po' se riusciamo a provare. Ecco. Beh, la differenza è notevole. Questo per ora lo mettiamo di lato. Così rubiamo i puntali e vediamo se riesco a... Guarda come cazzo si... Ah, così. Speriamo che faccia contatto. Chiudiamo e proviamo il nostro nuovo ricondizionato tester. Positivo, negativo e resistenza. Ah, guardate, funziona. Sì, i puntali sono un po' una merda, però riesco ad azzerarlo. Questo potenziometro forse è un po' così, però lui funziona. Non vedete un cazzo come al solito, perché sta luce del cazzo, puttana di Eva. Vedete? Niente, non lo vedete. Come cazzo devo regolarla sta luce? La devo levare dal cazzo proprio. La devo girare, devo andare a fanculo. Io non lo so come cazzo devo regolare sta luce. Perfetto. 1x10, 1x100. Adesso qua la scala è un po' dura. Dovrò fare qualcosa. Però mi piace. Adesso misuriamo la tensione. Allora, io qua leggo 12,53. E io collego negativo. Andiamo in scala 50. 50 volt. E collego il positivo. E leggo... Ah... Leggo 12 qualcosa. Beh, sembra fatto bene. Mi piace. Qui non c'è nessuna regolazione, nessun adjust. Però io adesso sto leggendo 12. 12 e mezzo. Leggo perfetto. Leggo 12 e l'attacco in mezzo. 12,53. Questa cosa è preciso. Bene, sono contento. Sono contento. Adesso provo l'altro al volo. Gli metto la batteria. Che se non mi sbaglio va messa così,
Allora, batteria. Ecco, questo forse non farà contatto, chi lo sa. Vediamo. Ecco. Ficchiamo i puntali con violenza inaudita. 1 e 2. Proviamo a ohm. E già vedo che lui funziona ed è regolabile molto meglio dell'altro. Mentre scala 50 volt, negativo, positivo, e leggo 12. Questo legge 12, legge un po' di meno, ma si potrebbe regolare probabilmente. Mettici la resistenza dei puntali. Allora sì, senza errore di parallasse io leggo 12 volt. Mezzo volto in meno, ma è uno strumento analogico, ci sta, va benissimo. Fantastico, quindi ho due strumentini discreti, molto più migliori di quello analogico che avevo. Molto belli. Tensore. Molto belli. Questo tensore è definito con... Quindi con i tensori... del mio amico Jux, io vi saluto. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale perché è veramente interessante. E abbiamo recuperato due bei tester vintage. Adesso vedrò di misurare bene. In effetti una misura al volo la potremmo fare qua con le resistenze. Ma sì, dai, facciamo questa cosa al volo prima di chiudere. Ecco, resistenza 0, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, wow, questo coso va bene, 10 ohm e sono sul 10, 20 ohm, 30, 40 e 50, questo coso è magnifico, andiamo a 100 ohm e va quasi a 100, quasi, eh sì, però sì, dai, ci siamo, 200, 300, 400, 500, no, queste sono le decine, 200 e sono quasi a 200, 300, 400, 500, però adesso cambiamo scala, andiamo a 1 per 10, andiamo a 100 ohm, dove sono qua? Sì, centinaia, adesso devo tararla, devo abbassarmi, ecco, e vado a 100 ohm ed eccomi lì, 200 ohm. Oh, 100, 200. Questo non si sta muovendo più. Che cazzo è successo? Allora, andiamo a 0. Sono io un coglione che sbaglio. 0, 100, 200, 300, 400, 500. Siamo a 50, vedete? Per 10, 500. Andiamo su scala a 100. 100. E adesso dobbiamo leggere i 1000 e sono a 1000, 2000, 3000, 4000 e 5000 e sono a 5000. Questi cosi sono perfetti. Sono perfetti. Questi cosi sono perfetti, sono veramente contento. Grazie, arrivederci. E siccome ancora non potevo rompermi il cazzo abbastanza, 220 volt, cavo della morte, eccolo qua, la muerte, santa muerte. Picchiamo la spina e 250. Ecco che è scoppiato, vedete? È scoppiato. Ha fatto un botto. Sento un odorino. Però è strano, sono a 250 e che cosa è scoppiato? Non capisco. Ha fatto un botto, ma perché? Che sia scoppiato il fusibile? No, il fusibile è sano. Vedete, è integro. La batteria è così. Forse c'era dell'umidità. Io me ne sbatto. Me ne sbatto perché lui funziona. Ho misurato la 220. Lui mi misurava 250. Sapete che vi dico? Io lo accendo di nuovo. Sono a 250. Deve stare a 250. Tu devi funzionare, bastardo. Misura di meno. E scende. Ok, spegniamo. Non so cosa sia successo, ma lo indagheremo.
Ed ecco la diagnosi, a mio avviso ecco cosa è successo. Ho long screwato questo ficcandolo dentro, è andato a toccare il PCB qui e quindi ho fatto un corto su una pista sostanzialmente. Vediamo se il positivo effettivamente mi mostra. Mi mostra qualche segno, sì, si vede, vedete? Praticamente sono andato a toccare con la pista qua sotto, ficcando da qui, perché per fargli fare contatto bene, dato che questo ci balla, io l'ho ficcato con violenza, forse devo tirarlo fuori un pelino dopo averlo ficcato. Bene, buona sapersi, adesso ricostruisco questa pista e lui tornerà a funzionare. Riproviamo, ficco, attenzione, 230 volt, perché siamo a 225, una tacca più in là, la tacca al centro è tra 200 e 250, quindi è 225, e siamo a 230 e quindi ci siamo. Bene, è tornato a funzionare, senza long screwarlo. Da notare che se fate la misura di 2,20 questi cosi potrebbero essere leggermente esposti, quindi vaffanculo. Tra le varie dimenticanze mi ero dimenticato della mia bevanda alla batteria, che ora neutralizzeremo con il bicarbonato e lo faremo qui. Dunque, dove mi metto? Vabbè, mi metto qua e vaffanculo. Batteria e bicarbonato. Ed ecco, un po' d'acqua e possiamo tranquillamente degustare la nostra batteria, che come vedete si è abbastanza pulita dall'acido, l'abbiamo deacidificata. E quindi ora possiamo fare la cosa che vogliamo fare, cioè buttarla via.